Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Luca, capitolo 9, versetti 51 a 56. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono e entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Parola del Signore. Luca ci dice che Gesù ha preso la ferma decisione di andare verso Gerusalemme. E già da questo capitolo 9 fino a quasi alla passione sua, Luca ti presenterà Gesù che sta in cammino per andare verso Gerusalemme, dove tutto si compierà, perché passerà la sua passione, morte e resurrezione. E dunque Gesù sta in cammino, però deve attraversare un villaggio dei samaritani e c'è l'ostilità tra i samaritani e i giudei. Gesù, essendo un giudeo, non poteva entrare in un villaggio dei samaritani. Allora, perciò, giustamente, Giacomo e Giovanni volevano distruggere questo popolo chiedendo il fuoco dal cielo. Ma Gesù Cristo rimproverò questi suoi discepoli perché sono come gli ostacoli sul cammino verso Gerusalemme e nessuno dovrebbe impedire Gesù a proseguire il suo cammino. Vi ricordate anche Pietro, no? Quando aveva impedito Gesù Cristo di quando Gesù aveva annunciato la sua passione, Pietro ha detto: Questo Signore non ci accadrà. E Gesù ha detto: Dietro di me Satana, dunque Marco 1,33. Allora dunque Gesù evita che qualcuno si metta in mezzo per impedire questa ascensione sua, cioè l'ascensione sua per arrivare a Gerusalemme, perché questa è la via che ti porterà alla salvezza. Gesù, rimproverando questi apostoli, rifiuta, come lo ha fatto sempre, questo modo di considerarlo come un messia trionfante, come un messia politico, come un messia, diciamo, vittorioso nel senso politico. Gesù rifiuta ogni vana gloria, rifiuta proprio questo. Allora rimprovera questi discepoli perché sono come gli ostacoli su questo cammino. Ecco, carissimi, la reazione di Gesù nei confronti di questo modo di pensare, di fare di questi discepoli, Giovanni e Giacomo. A Gesù le rimprovera. Allora, che cosa ci insegna Luca stamattina? Guardando Gesù che decide di andare verso Gerusalemme, sapendo ciò che li aspetta lì, ci fa capire anche a noi, o ci invita, diciamo, a pensare, a farci questa domanda. Noi che abbiamo preso anche la decisione di seguire Cristo, di avere una vita spirituale, che cosa? Cioè, la nostra decisione ci invita a rinunciare a che cosa? Oppure che cosa vogliamo rinunciare? Che cosa vogliamo lasciare per seguire Cristo? Perché decidere seguire Cristo implica necessariamente, intrinsecamente, delle rinunce. C'è da rinunciare a qualcosa. Ma che cosa noi pensiamo rinunciare per seguire Cristo? Decidere fermamente che io adesso la mia vita nelle mani del Signore. Per fare questo, che cosa tu hai deciso di eliminare, di lasciare proprio per dedicarti totalmente a Cristo? E questo Cristo camminerà con te per arrivare a una vittoria finale, a una risurrezione, cioè a una speranza. Che cosa tu hai pensato, diciamo, lasciare, abbandonare per avere una cosa, una vita degna, una vita religiosa, una vita cristiana come piacerebbe al Signore, a Dio? Che cosa? E poi l'altro messaggio che Luca ci trasmette è il fatto di vedere quegli apostoli
che impediscono Gesù a realizzare, diciamo, il progetto. Quanti di noi impediscono gli altri a realizzare i loro progetti? Qualche volta per invidia, per gelosia, siamo i primi a impedire gli altri a realizzare i loro sogni. Impedire non soltanto dire non fare, ma non contribuire, non aiutare, non consigliare, oppure consigliare male, perché c'è l'invidia dietro, c'è gelosia, perché non sono questi i nostri progetti, allora tu non puoi realizzare questo. Quante persone impediscono gli altri a realizzare i loro sogni? Nessuno di noi dovrebbe essere un ostacolo all'altro o un ostacolo per l'altro, nessuno di noi, perché tutti noi dovevamo contribuire all'opera della creazione, all'opera di Dio. Ognuno dovrebbe aiutare l'altro. È così che potremmo veramente essere i protagonisti della nuova creazione e fare scendere sulla terra i cieli nuovi e vivere le terre nuove. Ecco, carissimi, penso che oggi per noi molto molto importante, quando abbiamo preso la decisione di seguire Cristo, valutiamo questa decisione nostra e poi dovremo anche contribuire con delle nostre rinunce. E poi chiediamo allo Spirito di perdonarci per tutte le volte che abbiamo impedito in modo o l'altro gli altri a realizzarsi nella vita. Chiediamo allo Spirito di darci anche la forza per tutte le volte che abbiamo aiutato gli altri anche a realizzare i loro sogni. Che il Signore vi benedica e vi auguro una buona e santa giornata.